Come state? Buonasera. Stasera vorrei rispondere a qualche domanda vostra. Scusate l'intrusione nella vostra vita quotidiana, fatta di questo periodo di cose non proprio belle. Comunque, sta quarantena, come sta andando? Se volete farmi qualche domanda, mi fa piacere parlare un po' con voi. Beh, vi aggiorno solo di una cosa. Oggi l'ASL non ho ricevuto i file nella versione corretta, non siamo riusciti a verificare i positivi del giorno. E questo ci ha portato un po' di, diciamo, di crisi, non riusciamo a verificare chi sono. Spero che ho parlato con l'ASL oggi per farmi dare gli aggiornamenti in Excel. Speriamo mi arrivino entro stasera, così domani mattina saprò darvi notizie effettive sull'andamento della curva epidemiologica. Sempre difficile. Ieri mattina alle 6 siamo usciti con la protezione civile, con un mezzo di igiene urbana e abbiamo sanificato, spero, tutto il territorio comunale, tutte le strade, i marciapiedi, dove ci sono. Abbiamo cercato di rendere un servizio, siamo andati al Casamale, nel parco a Pomintella, nel Parco del Sole, tutti i parchi possibili e immaginabili abbiamo attraversato nella giornata di ieri. Poi vi racconto questa cosa che è successa ieri. Qualcuno dice che il vostro sindaco sta cercando notorietà, sta cercando 5 minuti di successo social. Ah, io vi devo raccontare però che la verità non è proprio così. Io sto cercando solo di rendere un servizio alla mia città, mettendoci la faccia e dicendo quello che penso. Perché se è vero come è vero che i social vengono utilizzati da tutti per dire a volte anche cose sconce, cose non giuste, cose non veritiere, vengono anche ascoltate determinate persone, penso che posso dire anche la mia, che ho la responsabilità di 36.000 cittadini insieme a tutti i consiglieri comunali e alla giunta che mi sostiene. Non è semplice fare il lavoro di sindaco, no? Comunque, ieri abbiamo dato la notizia di una persona che è la nona persona purtroppo che è morta per Covid, commettendo un piccolo errore. 1-1 al posto del 9. Noi facciamo un comunicato stampa nella quale diciamo siamo vicini alla famiglia, una famiglia che io conosco, quella, anche quella della 51enne, una famiglia che stimo e che rispetto, è successo un cataclisma. Ma io poi dicevo, ma io mi devo andare a rileggere questo comunicato stampa che abbiamo fatto. Ma io onestamente sono rimasto veramente sconvolto. Qualcuno ha detto che noi abbiamo fatto il nome di questa persona. Ma assolutamente non è vero. Noi abbiamo solo detto la verità, che è un morto. Cioè, un momento di dolore, no? L'hanno fatto passare come un qualcosa di mediatico, come un qualcosa da dire, da fare nomi, ma il dolore di questa famiglia o delle due famiglie che hanno perso comunque un proprio caro è passato in secondo piano, è uscito solo che cosa fuori? Un vile attacco alla mia persona. Il momento di notorietà, a quale momento ho bisogno di notorietà? Ma a me sta pandemia, onestamente, ne potevo fare pure a meno. Non mi sarei mai permesso di speculare
su una disgrazia familiare. Allora, mi devo preoccupare. C'è qualcuno che con il suo vile modo di fare comunicazione sta facendo del male alla mia persona. Perché poi si aggiungono a questi vili attacchi ingiustificati di persone che hanno scritto delle cose sconcissime. Io veramente, io mi devo preoccupare, perché io sono stato definito come un VIP di turno che non si informa e non si ferma davanti alla morte dolorosa ed inaspettata di un mio coetaneo, perché questa persona di 51 anni è un mio coetaneo. Dai, mamma mia. Voi avete bisogno dei 5 minuti di notorietà. Voi non state bene, veramente, fatevi curare. Perché questo non è il modo di parlare di me. Volete dire che non sono bravo a fare il sindaco? Ci sta, perché qua nessuno è nato sindaco, io non lo sono nato sindaco. Ho cercato di prestare le mie forze. Io ieri mattina alle 6 mi sono alzato, ho 10 ragazzi, siamo andati a fare la disinfezione. Poi la sera torno a casa da una giornata intensissima. Mi trovo. È vergognoso, guarda, veramente vi dovete proprio vergognare. E se potete, cari amici, metteteli da parte sta gente. Questa è gente che non merita niente. È gente veramente da mettere da parte. Fanno paura. Dicono Dio che non è Dio. E a me questo fa paura. Veramente fa paura. Vabbè. Era un piccolo sfogo. Leggo qualche messaggio vostro. Ciao io veramente mi sono messo paura. Ieri sera veramente. Mamma mia. Ma io penso, scusate, ma tutta sta cattiveria in corpo. Io mi sono comportato sempre bene con voi. Esigo rispetto. E anche da qualche consigliere comunale esigo rispetto. Prima di scrivere sui social fake news, tieni il telefono, mi chiami e dici scusa sindaco, ma che hai scritto? Mamma mia. Vergogna, vergogna sto modo di fare. A me non mi appartiene, eh. Forse sono io sbagliato. Forse sono io sbagliato. Noi teniamo una situazione così complicata sul nostro territorio, una zona rossa, i cittadini che fra un po' inizieranno a patire la fame perché non trovano, perché i negozi stanno chiusi, perché non possono andare a lavorare, perché parecchi lavorano a nero, perché i commercianti hanno chiuso e hanno dovuto lasciare in mezzo alla strada persone che non hanno la possibilità di mettere a posto. E voi mi venite a lucrare sulla morte di due concittadini. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. State lontani da me. Non mi salutate più, non mi dovete salutare più. Anzi, io vi ho tolto il saluto, vi ho messo da parte. Perché non meritate nemmeno il saluto. Preferisco 100.000 volte i miei 6 animalucci che tengo a casa, i miei 3 gatti e i miei 3 cani. Almeno quando li accarezzo mi donano un gesto affettuoso. Oggi sono stata a Via Marigliana a vedere un cagnolino che era rimasto sul ciglio della strada che stava morendo. L'abbiamo salvato, adesso sta nelle mani di un veterinario. A me questo mi basta.
Fare il mio dovere, nelle piccole e nelle grandi cose. Ci riuscirò o non ci riuscirò, ma io faccio il mio dovere. Ci provo. Fate il vostro dovere anche voi. Pure io, ma scusatemi, io non posso soffrire di depressione. Qualche amico scrive, dice, ma quelli sono un poco depressi. Ma pure io tengo la mia depressione, me la porto a casa, mi sfogo con mia moglie, ne parliamo, cerco di capire dove sbaglio, dove commetto gli errori. Ma non è che sfogo la mia depressione infangando il nome di altre persone. Non è giusto, ah, dai, non è giusto. La situazione dei contagi oggi, signora Giordano, non ve la riesco a dare perché non ci sono dati affidabili dell'ASL. Allora abbiamo preferito non mettere cose non vere e aspettare domani. Io volevo parlare dell'ambulanza, come sta funzionando. Io voglio parlare di come ce ne dobbiamo uscire dalla pandemia. Voglio parlare di aiutarmi a, no, a uscire meno di casa in questi 15 giorni. Perché guardate, poi c'è da dire un'altra cosa. Se non passano i 15 giorni, cioè se in questi 15 giorni la curva non si abbassa, questi ci continueranno a far stare nella zona rossa. Arriviamo a Natale, che si diceva prima, dopo Natale freddo e fame. E mi sa che arriva prima il freddo e pure la fame. Cioè, dobbiamo fare fronte comune come abbiamo fatto a marzo. Quel mese è stato intenso che non siamo usciti di casa perché era tutto chiuso. Oggi per fortuna ci sono delle attività aperte. Ma cerchiamo di limitare le uscite di casa perché è fondamentale eliminare questo virus dal circuito. Questo dobbiamo fare. Se ci riusciamo, dice, ci vogliono i controlli, ecco, ci vogliono i controlli. Ci vogliono i controlli. Tutto a posto. Va bene. I tamponi, state chiedendo i tamponi? Devono arrivare. Allora, si sta organizzando con l'ASL di fare i medici curanti, di fare i tamponi, lo screening sul territorio. Noi stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione una struttura dove i medici a rotazione faranno i tamponi sul territorio. Questa è una cosa che stiamo verificando nel più breve tempo possibile. Ci è arrivata una missiva oggi pomeriggio dall'ASL, l'abbiamo presa in carica e stiamo già cercando di capire come fare. Vincenzo, io non mi innervosisco, ogni tanto mi sfogo pure io. Penso che mi è concesso, no? L'apertura delle scuole. Allora, noi abbiamo un'ordinanza nostra che riapriremo le scuole il 29. Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. Se io riesco ad avere dei, cioè, capire che la curva della epidemiologica si abbassa, io sono anche disposto a riaprire qualcosa, come vorrei riaprire il prima possibile il cimitero. E vorrei riaprire anche il mercato, però devo verificare i dati. I dati sono importanti, se no è inutile che facciamo. Riapriamo e poi dopo ci dobbiamo chiudere di nuovo. No, no. Io leggo pure, perdonatemi se leggo qualcosa. Ma io capisco che stiamo tutti nervosi, ma io non mi vengo a sfogare con nessuno. Ieri è successa una cosa bruttissima nei confronti della mia persona e non va bene. Il rispetto, io do rispetto a tutti quanti. Rispettate il mio lavoro. Quando non ci sarò io più a fare il sindaco, ci sarà un altro sindaco.
parlerete con lui. Adesso ci sono io, abbiate rispetto del mio lavoro, io solo questo chiedo. Anche pensandola diversamente, perché non tutti devono essere per forza pensarla come me. Ci siamo inventati l'ambulanza, siamo stati i primi a farla per avere un contatto veramente diretto con i nostri, le tante persone che sono affette da Covid. Non ho ricevuto un plauso sulla stampa. Mi vanno ad attaccare invece di dire che io vado troppo spesso in giro nelle TV, vado a fare il bello. Insomma, anche bella. Mannaccia la miseria, va. Che vergogna. Che vergogna. Vabbè. Ci aggiorniamo. Allora, i dati dei positivi li metteremo solo sulla pagina del comune. Quindi mi raccomando, guardatela più spesso. Cercheremo di portarvi a conoscenza di quello che faremo in questi prossimi giorni per quanto riguarda gli effetti del Covid sulla mia pagina, se possiamo effettivamente adeguarci solo al DPCM della zona rossa, che sarebbe la cosa più utile. Però questo lo farò solo in base a quando avrò i dati ben chiari. Sono certo che capirete questa cosa, perché è inutile riaprire per poi chiudere di nuovo. Cioè, cerchiamo di farlo insieme questa cosa. Senza sondaggi, senza cose, però io penso che il desiderio di tutti è uscirci il prima possibile da questa pandemia, anche se bisogna dire che fin quando non ci sarà un vaccino sicuro, è difficile che ce ne usciamo vittoriosi. Allora perciò dobbiamo limitare, stanno limitando la nostra libertà individuale. Pensate che oggi mi è arrivata anche una comunicazione da parte della regione, che mi chiede la possibilità di fare un'ordinanza di non fumare più in mezzo alla strada. E sono fumatore. Però è da riflettere, proprio per evitare le uscite, per evitare pure la sigaretta, pure la sigaretta. Va bene, allora adesso mi dedicherò ancora un po' agli amici, ci sono delle persone che mi scrivono per i ritardi dei tamponi, e questo è successo perché dal trasferimento, allora Somma Vesuviana adesso farà i tamponi sul comune di Brusciano, dove sta un laboratorio mobile che è messo a disposizione dall'esercito italiano. Nel fine settimana alcune persone non hanno ricevuto non hanno ricevuto il messaggio che li mandava poi a Brusciano, quindi c'è un po' di caos e sto cercando insieme agli operatori dell'ASL, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, perché si stanno facendo veramente, stanno veramente lavorando anche più di 12 ore al giorno. Però fatemi dire pure un'altra cosa. Io sto notando ancora che qualche persona si sta purtroppo lamentando di qualche disservizio con qualche medico curante, medico di base. Mi raccomando, c'è un cortocircuito, purtroppo c'è, io lo devo dire, c'è un cortocircuito, c'è qualche problema, io non riesco a definire dove sta questa problematica, ma c'è un cortocircuito tra ASL e medici di base, perché ci sono ancora persone che stanno da 20 giorni ad aspettare
Non sanno nemmeno se sono state messe in piattaforma, no? C'è qualche problema. Io non mi voglio scagliare contro a nessuno, però è inutile nascondersi dietro al dito. C'è qualche problema di comunicazione allora, io pure subendo tutti i giorni attacchi vili e vigliacchi, no? Sto da questa parte, mi do i pizzicotti sulla pancia e vado avanti. Io chiedo a qualche medico di darci una mano, cioè di fare anche, questo è il momento di essere anche spugna, capire i nostri pazienti Covid che stanno sul territorio, che non hanno a chi aggrapparsi, non hanno nessuno che va a casa a fargli una visita, non hanno, cioè sono in difficoltà, noi gli dobbiamo stare per quanto più possibile, poi ognuno nelle proprie possibilità. Cerchiamo di stare tutti uniti perché poi dall'alto ci danno le regole, poi vogliono che noi le rispettiamo, le facciamo rispettare e ci lasciano però da soli. Allora, siccome anche in questo periodo i medici che stanno facendo veramente un lavoro eccezionale, di fare qualcosina, qualcosa in più, perché anche domenica io sono stato all'ASL per qualche problema di qualche paziente, sono andato a portare i medicinali a qualche altro paziente. C'è un problema, un difetto di comunicazione. Io no, tra enti. Dobbiamo risolverlo, ma dobbiamo risolvere tutti insieme. Se ci arrocchiamo ognuno sulle proprie posizioni, dici io il lavoro mio l'ho fatto bene, non va bene. Ho molti messaggi di, non di lamentele, bisogno di aiuto, perciò cerchiamo di fare ancora di più. Cerchiamo di fare ancora di più, vi prego. Vabbè, ritorno solo su qualche punto che mi chiedono. La sanificazione è stata fatta su tutto il territorio di Somma Vesuviana, tutto, 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 tutto. L'ASL c'è un numero verde, signora Cercello. Sta sulla pagina del comune. Buon incontro. In che senso, signora Buon incontro, in che senso deve fare il tampone a Nola? Non ho capito. Sì, sì. La signora Romano mi dice non gettiamo le mascherine a terra, eppure ci stanno centinaia di contenitori, almeno nel centro ci sono, nel centro della nostra città, basta buttarla là dentro. Signora Romano, è stata fatta a Via Colle. Signora Secondulfo, se mi girate in privato un messaggio, vedo io se posso darvi una mano. Il numero è vero, 893 66 30, il numero verde Covid che risponde l'ASL Napoli 3 Sud dalle 8 di mattina alle 20 del pomeriggio. Antonia Laia, scrivetemi in privato per il fatto del vostro tampone, vedo se posso. Scrivetemi in privato mettendo i vostri dati anagrafici, un numero di telefono da contattare, tutto in un unico messaggio. Io poi prendo e lo giro all'ASL, sono disponibilissime nel limite delle loro possibilità, ce ne usciamo sicuramente. A Via Vignariello ci sono passata anch'io, signora De Feo, ci siamo passati.
Signor Daniele Sorrentino, allora, nel parco, il parco non è nostro, ma è del Comune di Napoli. Ogni vostra richiesta di sanificazione deve essere fatta al Comune di Napoli. Purtroppo non la possiamo fare noi. Noi abbiamo però sicuramente fatto ieri la sanificazione di tutte le aree circostanti. E poi mi raccomando, cercate di non uscire. Allora, il positivo o il contatto del positivo deve restare a casa in attesa che l'ASL lo chiami o li chiami. Non potete uscire di casa, assolutamente, assolutamente, solo se ricevete il messaggio dell'ASL che vi dice di andare a Brusciano a fare il tampone, potete uscire, se no non potete assolutamente uscire di casa. Fin quando l'ASL non vi dà la negatività, non potete uscire di casa. Signor Cautiero, allora mercoledì inizia una prima strada, l'asfalto di una prima strada, anche se piove iniziano lo stesso. Adesso vado a messa, c'è una messa per i medici alla quale parteciperò alle 18:30. Ci sentiamo presto, spero solo per comunicarvi qualcosa di positivo e non nel caso del virus, ma solo di cose belle, perché ce ne meritiamo, perché ne abbiamo bisogno, perché è un momento particolare. Abbiamo bisogno di buone notizie. Vi auguro una buona serata. Viva la verità, sempre. Non siamo uomini perfetti, ma facciamo il nostro dovere. E sarebbe stato bello da parte di qualcuno dire: Sindaco, hai sbagliato, puoi correggere così evitiamo di creare caos. No, vergogna. Buona serata a tutti. Grazie, grazie. Dottoressa.